Guardandoli superficialmente e senza competenza, potrebbero sembrare gli arnesi di un carpentiere, ma se incontrano la maestria di un chirurgo ortopedico, sanno farsi leggeri come gli strumenti di un orafo. Ma non è tutto qui quello che serve per migliorare la vita di un paziente ortopedico. Oggi anche la tecnologia ha molto da dire e da fare, per esempio attraverso la realtà virtuale, che consente di simulare perfettamente un intervento al ginocchio, così si impara meglio e senza far danni. Ad offrire una panoramica completa su protesi e tecniche di utilizzo è il tour itinerante della divisione ortopedica della Johnson & Johnson, che ha fatto tappa nel piazzale della Clinica Pierangeli a Pescara. Siamo partiti da Milano, adesso siamo a Pescara e finiremo poi a Napoli con questo Atun Truck, che è praticamente un camion che contiene una specie di showroom per far sì che molti medici riescano a venirci a trovare e capire le nuove tecnologie sull'ambito della protesica, sia sull'anca sia sul ginocchio. Spaziamo da prodotti ovviamente che si usano tutti i giorni, come una protesi di ginocchio piuttosto che quella dell'anca, ma anche alle nuove tecnologie per imparare. Con la realtà virtuale si insegna una chirurgia che ovviamente non è invasiva perché non si ha il paziente, ma si inizia a capire virtualmente come è l'approccio alla chirurgia. Questa è già il presente, anche se sa già un po' di futuro. Volendo immaginare un futuro ancora più avanti, sicuramente sarà un'interazione tra la manualità del medico e il tool digitale, che sarà molto più presente in sala operatoria, mentre oggi diciamo c'è ancora una piccola dicotomia tra quello che è lo strumento digitale e la manualità del chirurgo. Dottor Tavolieri, quanto vi sono utili questo tipo di iniziative? Allora, in questo periodo storico sono utilissime, perché noi sappiamo che da quasi 2 anni non facciamo incontri scientifici, non ci sono congressi. Questa idea itinerante è veramente per noi fondamentale, è un modo di riprenderci quello che poi a noi interessa, quindi anche la parte scientifica del nostro lavoro. Come sono cambiate questo tipo di patologie? Ci rompiamo le ossa sempre allo stesso modo? Le ossa sono sempre rotte, lo sport è cambiato, ci sono attività a più alto impatto, si fa tutto molto più velocemente, le tecniche, i materiali sono cambiati, e questo da una parte sicuramente aiuta lo sportivo, dall'altro se il fisico non è pronto può creare un danno importante. Sono i giorni in cui abbiamo visto dei successi stratosferici nelle Paralimpiadi, anche molto degli italiani. E questo dà anche la misura, immagino, di quanto siano importanti le strumentazioni e le protesi più moderne. Sì, guardi, le Paralimpiadi mi hanno emozionato più delle Olimpiadi, perché è dare la possibilità a persone di fare cose fino a qualche anno fa impensabili.